Si è tenuta ieri mattina presso la sala consigliare del Palazzo di Città di Altamura la conferenza che ha presentato il bando di concorso di idee progettuali per la riqualificazione e la valorizzazione di Piazza Santa Teresa, bene culturale di elevata valenza storica nonché punto di congiunzione di diverse strade pubbliche, adibita attualmente ad area di parcheggio per i residenti della zona e ad area di sosta per i mezzi di trasporto pubblici, il cui stato attuale risulta compromesso dalla presenza di bagni pubblici e di un chiosco per la rivendita di giornali. L'importo complessivo stimato per la realizzazione di tali interventi è pari a 3.500.000 euro ed il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è fissato per il 14 novembre 2016 entro e non oltre le ore 12. Il bando è rivolto a tutti gli architetti che possono parteciparvi in forma singola o associata. Tutta la documentazione relativa al concorso è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale. La commissione giudicatrice sarà nominata immediatamente dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle proposte, le quali dovranno essere elaborate dai concorrenti in forma del tutto anonima, pena l'esclusione. Ogni progetto sarà esaminato secondo i criteri di qualità estetico-architettonica, qualità funzionale e innovativa, fattibilità tecnico-economica, sostenibilità, smart city. 3 premi in palio per i primi 3 in graduatoria di merito, 5.500 euro per il primo classificato, 3.250 euro per il secondo, 2.250 per il terzo. Bene, oggi posso solo esprimere una grande soddisfazione perché vedo che tutto il lavoro fatto dal comitato in interesse di 27 famiglie si concretizza in questa iniziativa di questo bando. È chiaro che dall'ottobre del 2012, attraverso un'azione di un cambio di una tubazione e un lavoro provvisorio fatto dall'acquedotto pugliese e autorizzato dall'amministrazione Stacca, inizia il calvario di 3 anni di disagio in quella piazza. È stata violentata il tutto, è arrivato adesso il momento quindi di porre rimedio a 4 grandi abusi fatti dalle amministrazioni passate. Quindi diciamo che con Piazza Santa Teresa adesso inizia un nuovo clima veramente di legalità, dove le amministrazioni che hanno perpetrato per 4 anni questo assassinio di quella piazza, adesso si tradurrà in un'iniziativa vera, reale, vissuta, non solo da parte delle 27 famiglie che hanno veramente come primo esempio in Altamura sborsato, messo da parte 300 euro a testa per combattere le malefatte dell'amministrazione Stacca. Non dico le interne sportive, ma vado oltre, dico in ogni quartiere questa città sarà secondo me l'unica in Italia ad avere dei defibrillatori. Perché questo? Perché ci sono delle richieste da parte di imprenditori che vogliono partecipare, credono nella propria città e quindi vogliono metterci qualcosa di nuovo. E quello che noi chiediamo a voi, chiediamo agli organi competenti, ai giovani, agli architetti, agli ingegneri, dateci una mano, presentate, sforzatevi di presentare, uno dei progetti più belli che darà lustro veramente a questa città. Grazie agli assessori che sono presenti. Questo è un altro aspetto che io voglio veramente sottolineare. Noi abbiamo finalmente in questa città degli assessori che non svolgono il proprio lavoro part-time, ma sono presenti col sindaco dalla mattina alla sera, mettendo a discapito le loro professionalità. Nel caso di Locati, per esempio, sempre presenti. Anche lui è un costume, però ha deciso insomma, di mettersi a disposizione della città. E nel caso di Pietro, nel caso di Nicola, che tutti i giorni viene da Bari. Viene da Bari e gira, l'assessore che gira per la città, guarda, ha la competenza, ha l'esperienza amministrativa, sa che cosa significa dare delle risposte ed è quello che io volevo dalla mia squadra. Aiutiamoci un po' tutti, io continuerò a dirlo sino alla fine del mio mandato, aiutiamoci tutti perché è facile, è facilissimo contestare. È difficile però operare, è difficile combattere con una burocrazia lenta, lentissima, veramente a volte al limite della sopportazione.